Ferragosto in sicurezza grazie alla piena operatività del controllo per il cosiddetto Ferragosto sicuro. Le forze dell'ordine sono mobilitate per garantire non soltanto la prevenzione degli incidenti lungo le principali arterie dell'intero territorio provinciale, ma anche e soprattutto per contenere la diffusione del contagio da Covid-19. Un impegno straordinario per carabinieri, polizia, guardia di finanza, polstrada, capitanieri di porto e vigili urbani che presidiano tutte le aree in cui è possibile che avvenga l'assembramento di persone, città, ma anche località balneari nel mirino delle pattuglie che sono dislocate in gran numero con al loro fianco anche volontari della protezione civile. Le azioni guida sono state adottate nel corso della recente riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto Giusy Scaduto ha impartito disposizioni per un Ferragosto all'insegna del contenimento del contagio, prevedendo un'azione corale che ha coinvolto anche i sindaci e l'ASP 8. L'incremento del numero delle persone positive al virus ha suggerito una maggiore stretta per garantire la massima sicurezza e vigilanza. Bene ricordare che fino a domani sono stati intensificati i controlli sul rispetto delle disposizioni antiassembramento e di ogni altra misura volta a prevenire la diffusione del contagio, specialmente nelle ore serali e notturne. È funzionante un coordinamento permanente con briefing tra prefettura, comune, forze di polizia e ASP per fare il punto della situazione sull'evolversi della situazione epidemiologica. La prevenzione del Covid si aggiunge al servizio di controllo che ogni anno viene disposto in vista dell'appuntamento di Ferragosto. L'attenzione di tutti è sul flusso veicolare che oggi si prevede molto intenso, così come domani e in alcuni tratti da Bollino Nero. Un lavoro particolarmente intenso attende gli agenti della Polizia Stradale di Siracusa e dei distaccamenti di Noto e Lentini, le cui pattuglie garantiscono in questi giorni il controllo delle principali arterie stradali della provincia. È stato predisposto un piano operativo straordinario di intensificazione della vigilanza, un imponente dispiegamento di forze che vedrà impiegate nel prossimo weekend, quindi fino a tutto domani, decine di pattuglie, auto e moto montate, l'impiego di una cinquantina di agenti sulle strade della provincia e lungo l'asse autostradale. In campo anche Polizia di Stato che ha già predisposto servizi di controllo del territorio, controlli che saranno eseguiti anche lungo le spiagge e in mare da parte della Guardia Costiera per garantire il Ferragosto sicuro ai bagnanti e ai diportisti.